Thank you.
E buonasera, buonasera a tutti. Ma salve, come state? Che fate? Oh, Pando è piccolissimo. No, Pando, allora, facciamo un po' più grosso, ti mettiamo qui. E magari Aska ti leva anche questa brutta barra che c'hai qui. E lasciamo solo il gattino. Ehi, ciao! Devi ringraziare Panda TV. Bene, bene. Oggi è cominciata la scuola, porca miseria. Comunque, allora, adesso leviamo le barre a Pando. Io non ho fatto un atto, mi hai regalato The Wardrobe. Quindi dobbiamo ringraziare tutti te se sto portando questo gioco. Allora, Minimal. Manco Minimal mi piace. Manco il nome, basta. Tutto. Solo il gatto rimane. Ok. Ragattino. Tecnica nascondino. Ok. Adesso Pando è perfetto. Gioco col pad perché c'ho il pad della PS3 nuovo che si collega anche al PC e questa cosa è stracomoda. Adoro. Quindi comodità portami via. Beh, continua, non ho iniziato manco una partita, quindi per forza. No, Questa è la storia di due giovani ragazzi legati nell'amicizia e nel destino. Ronald e Skinny, come accadeva spesso, erano usciti per fare un picnic e trascorrere la giornata nelle campagne vicine. Ad un tratto Ronald tirò fuori dal suo cestino un paio di piccole prugne e ne porse una all'amico. Deliziosa. Deliziosamente mortale! Da notare come lo slow motion renda tutto più epico. Il cadavere del ragazzo rimase per ore abbracciato ai fili d'erba, quando ad un tratto accadde qualcosa. Una nuova fiammella di vita venne instillata nel corpo di Skinny, ormai ridotto in scheletro. E sbattuto all'interno dell'armadio di Ronald perché vegliasse su di lui per il resto dei suoi giorni. O almeno fino ad oggi, giorno in cui ha inizio la nostra storia. No, ma sembra strafigo. E tu esci dall'armadio? Ma salve! Ben svegliato. Ma buongiorno! Ciao Noce, perdonami, ma non sono riuscita a dormire granché stanotte. Sei veramente sicuro di volergli parlare? Non ho altra scelta. Secondo me gli verrà un infarto. E finirete entrambi a farvi compagnia nell'armadio. Spero proprio di no. Ok, allora. Scappo in bagno, Ronald non ha ancora parlato. Quando smetterai di mangiare quella roba? E mi sta chiamando mia madre al telefono. Scusatemi 2 secondi. Thank you.
Allora, dopo che mia madre mi ha chiamato, purtroppo succede, mi chiama al telefono. E allora... Oh, ciao Zirko! Beh, è sempre bello vederti. Allora, ti avverto, questo gioco è pieno di strati. Lo so, ho visto un po' di video dei creatori, diciamo, e del doppiatore, se non sbaglio. E ho visto che ci sono un sacco di easter egg. Già possiamo partire dal fatto che qui c'è lo scudo di Capitan America. Secondo me un easter egg è pure il fatto che qui c'è la cacchetta. Sopra la testa di Skinny c'è Baymax di Big Hero 6. Oh, oddio! È bellissimo come tipo il Mac sarebbe rappresentato da questa cacchina. E per dire Apple pacca. Allora, che gli chiedo? Dai, vediamo se ha visto Ronald. Sai dove è finito Ronald? Sono usciti tutti da almeno un paio d'ore. Ma non so dove sono andati. Erano tutti molto agitati. Ma non ho ben capito di che si trattasse. Sarà la solita svendita al centro commerciale. La madre superiora li avrà messi in riga, come suo solito. Il visore ha infrarossi verdi. È vero! Non so, allora, sono ignorante in materia, ma quel visore l'ho già visto. Aska conosce le cose di vista. Non si ricorda di noi, ma almeno le conosce di vista. Questo è l'importante, no? Aspettate, vorrei sistemare un po' il VTuber. Vorrei mettermi un po' più grande, così. Oh, perfetto. Così ci guardiamo meglio eyes to eyes. Allora. E niente, questo mi ha risposto. Dai, quando smetterai? Quando smetterai di mangiare quella roba? Vuoi favorire, per caso? Quante volte te lo devo dire che sono allergico alle prugne? Solo a vederle mi viene l'orticaria. Amico, tu non hai la pelle e in ogni caso sono noci. Altrimenti perché mai Ronald mi avrebbe chiamato così? Magari voleva essere alternativo. Sei proprio una causa persa. Ah, aspetta, mentre cuffie alzo il volume del microfono, mi sento più basso oppure gioco alto? Forse è il gioco alto. Forse è il gioco alto, però provo ad alzare un po' anche il microfono, là, non dal... Dovrei un attimo dai filtri, perché se lo alzo troppo dal microfono ho paura che... Non so spiegare... Allora, mi spiego meglio. Io ho un microfono che si può regolare il volume con la rotellina, ok? Però non voglio alzarlo al massimo perché ho paura che poi faccia quei bzz bzz che si sentono ogni tanto. Che si sentivano. Quindi allora modifichiamo i filtri. Facciamo che alzo un po' il volume. In teoria così dovrebbe andare bene? O così? Va bene adesso? Ditemi un po'. Allora. Ronald non ha ancora parlato. E dovresti saperlo ormai. Non ha più detto una parola da quando sei morto davanti ai suoi occhi. Non voglio che la sua anima finisca per essere dannata. Se quel testardo non riesce a scucirsi le labbra da solo, ci penserò io a sciogliergli la lingua. Non fargli troppo male. Ok, scappo in bagno. Tutta questa agitazione mi ha allentato la vescica. Ovviamente la chitarra di Dario. Ah, è vero. Mi piace questa camera. Inizia da qui, allora. Porta l'animaletto nel furgone. Io intanto preparo gli scatoloni in salotto. E non facciamo come l'ultima volta, che ti sei fatto investire mentre caricavi le cose. Ci sono... i libri colorati nelle pareti. Ma se non sai nemmeno da che lato si aprono i libri. Mi piacciono i libri colorati. Sai cosa non piace a me? Dover lavorare gratis per ripagare altri stupidi servizi da te. Ci siamo capiti? Questo tappeto è morbido come un marshmallow. Mi piacciono i marshmallow. Dovevo dare ascolto a papà quando mi diceva di fare il fioraio. Sai invece cosa piace a lui? Presumo di sì.
Ah, mi ci voleva proprio una doccia. Perché c'è Capo, una... non si apre. Proseguiamo insieme al piano di sotto, allora. Io intanto avverto la signora. Ho paura che ci vorrà più tempo del previsto per finire questo maledetto trasloco. Trasloco? I marshmallow, sì, i marshmallow. E ora che dovrei fare? Eccomi. Perdona il ritardo, ho fatto tardi col tutorial di un altro videogioco. Non ci sono più i giocatori di una volta. Bando alle ciance, sono qui per spiegarti i comandi di gioco. Beh, non mi interessa. Non lo sto chiedendo a te, Skinny. Lascia che sia il tuo giocatore a decidere. Dai, vediamo il tutorial. Iniziamo con i comandi base. Il tasto sinistro del mouse è utilizzato per gli spostamenti. Tenendolo premuto e rilasciandolo su una delle icone disponibili, interagisci con gli elementi nello scenario. Prova con la motosega. Sì, ok, però io sto da controller. Aspetta, quindi tasto destro, va bene. Ok, sarebbe così. Oh. Ok, allora. Ah! No, niente, gioco da mouse e tastiera. È più facile. Non fare domande, dammi retta. Skinny, cerca di essere un minimo accondiscendente. È un tutorial questo. Adesso prova ad aprire la tracolla verde. No, si sente mio padre, aiuto. No. Modifichiamo un attimo i filtri, signori. Soppressore del rumore. Mettiamo meno 40, vediamo se così almeno non si sente. Ok, non dovrebbe sentirsi. Allora. Sì, infatti qui c'è il bastone del Re Leone. Per finire la tracolla. Posso prenderla? Posso... non so che fa sto roba. C'è qualcosa all'interno della tracolla. Prova a raccoglierlo. E raccolgo. Ma qui dentro c'è dell'oro. Ah, no. È solo della pirite. Non farti ingannare dalle apparenze. Ti sarà molto più utile di quanto tu possa mai immaginare. Per alcuni elementi è disponibile solo un'azione. In quel caso è sufficiente un semplice clic col sinistro. Prova a dare un'occhiata dentro al bidone. Era davvero necessario? Il giocatore ha chiesto il nostro aiuto. È importante che impari i controlli di gioco. Adesso diamo un'occhiata ai dialoghi a scelta multipla. Li abbiamo già visti prima da soli. Questi ritardi non fanno che mettermi continuamente in imbarazzo. Beh, che altro? Tenendo premuto il tasto centrale del mouse o premendo spazio, visualizzi tutti gli elementi con cui è possibile interagire. Invece, scorrendo la rotellina o premendo tab, apri e chiudi l'inventario. È tutto. Ora, scusatemi, ma sono davvero di fretta. Devo andare. Ma ti pare il modo? Non ho mai visto un tutorial tanto approssimativo. Hai ragione, ma sono impegnato come nessun altro. A presto! Quindi, con la rotellina del mouse non funziona niente, quindi suppongo... tab. Il massimo dispiacere che si possa dare a un cercatore d'oro. Ok, scarico... vediamo la paperella, dai. Me la prendo. Mi porto via la papera. Non voglio rogne. Saggia decisione. Devi sapere che l'orso è convinto di essere sposato con la paperella. Ah, capisco. Devo ammettere che ha un pelo morbidissimo. Mai quanto il tuo incedere sulla mia schiena! Ah! Prendi la paperella, basta, la porti via. Non voglio rogne. Saggia decisione. Giù quelle ossa! Non violare la mia signora! Prugne! Ah, tu, cuoque! Io eviterei, l'orso si ingelosisce molto facilmente. Ti tengo d'occhio. Che orso permaloso. Diciamo che non sono esattamente interessato all'articolo.
Oddio. Sì, Emiliano. Prendiamo queste, possono tornare utili. È meglio lasciarlo al suo posto. Sentiamo, cosa dovrei radermi di preciso? Inoltre, non è esattamente il massimo dell'igiene. Allora, vediamo. Ma questo è di Dragon. Non mi ricordo come si chiama questo oggetto, però so che serve per trovare le sfere del drago. È la bussola delle sfere del drago. Palese. Il Dragon Ray di... Sì, esatto. Grazie, Emiliano, che io non so come si chiama nei termini specifici, però so che serve. Non sono ignorante. La manina appiccicosa. Voglio la manina appiccicosa. Allora, posso vedere questo e poi tornare indietro. Tocco questo. Niente, posso solo toccare. Va bene che abbiamo preso tutto. Ah, grazie Panda. Perché mi è capitato un giocatore così idiota? A volte vorrei esserci io dall'altra parte dello schermo per farti fare certe baggianate. Emiliano, intendevi questo, spero. Banzai! Hai visto, capo? Ho aperto la porta! Bravo, bravo. Ma adesso sbrighiamoci, è ora di pranzo. Mi piace mangiare. E allora muoviti, su! No, l'occhio è ormai molto tardi. Posso tornare indietro? Che botta! Sto gioco l'ho visto mille volte. Ma era importante vedere. C'era qualcosa di davvero tanto importante. Cioè, che succedeva se guardavate? Ehi, ciao! Grazie al pollo. No, era divertente. Ah, che faceva? Curiosità. Allora, vediamo un po' cosa posso... Non ricordo a memoria. Per farlo avrei bisogno di un piede di porco e di un buon avvocato. Ehi, ciao gaetanino! Allora, guarda dentro e diceva: ho visto cose che tu umano non immagini nemmeno. Ah, forse l'ho vista quella parte da qualche parte. Ho visto anche un po' di cose su questo gioco, per quello mi interessava molto. Poi forse so che bravo, staccare dei cavi elettrici collegati all'alta tensione non è l'idea migliore che tu abbia mai partorito. Ma ahimè, neppure la peggiore. Oh, coccodrillo. Parliamo col coccodrillo. Salve. Ciao, mucchietto d'ossa. Ti prego, non mangiarmi. Pelle e ossa come sei, non andresti bene neppure per il brodo. Ehi, scusami tanto se ci tengo alla linea. Non hai una bella cera, va tutto bene? Ho un dolore insopportabile a un dente. Deve esserci finito qualcosa dentro, ci daresti un'occhiata? Ok, va bene. Ah. In effetti c'è qualcosa incastrato, ma non credo che riuscirei a toglierlo a mani nude. Mi sembri proprio un tipo a posto, sai? Veramente sono appena evaso da un carcere di massima sicurezza per rettili. Ero finito dentro dopo aver sgozzato con una lisca di pesce i miei vicini. Facevano troppo rumore e non riuscivo a dormire. Prometto che non farò mai nulla per farti arrabbiare. Guarda che ti sto prendendo in giro, stupido mucchietto d'ossa. Non sei affatto divertente. Ok, allora. Ci si vede in giro. Ragazzi, please, no spoiler. Esatto, no spoiler. Consigli, sì, no spoiler. Allora, poi
Posso vedere questa? La osservo. Non proprio la più fortunata battuta di pesca che abbia mai visto. Immagino. Lenza. Ah, posso prenderla? Oh! All in another universe. Ma? Allora. Visto che tanto non uso, scollego il pad. Che sta soltanto attaccando inutilmente. Allora. Non nego che l'idea sarebbe divertente, ma non penso che in strada coglierebbero l'umorismo. Uffa, a me piacciono gli spoiler. Sulla mia Nissan 350Z su F. Ci sto di... Sbaglio o stai diventando ridicolo? Ho dell'acqua in mano! E adesso ho solo un principio di reumatismi. Se per caso mi stai chiedendo di berla, beh, non ci contare. Là dentro le microforme di vita si sprecano, ma dubito che sarebbero in grado di rispondermi. Allora, è vediamo. È stato proprio come all'acqua park, solo con dei batteri diversi. Già, mi sa che qui c'era un po' più di batteri, in effetti. Allora. Qui posso fare cosa? La mia fuoriserie è ancora parcheggiata nell'armadio. Questo gioco è bellissimo. Adoro questo gioco. È troppo, ti prende troppo in giro. È stupendo. Insomma, capisci che sta giocando un gioco nuovo. Se lo vuole scoprire, nel caso chiede. Ah, bravo. Bravo, De Panda. Togliamoci dagli impicci e facciamo finta che sia solo parte dello scenario. L'aveva detto. Ma l'aveva detto che c'ha, che macchina aveva. La mia fuoriserie è ancora parcheggiata nell'armadio. Ah, la fuoriserie. Ancora una volta la fisica mi è avversa. Direi che si commenta da sola. Esatto, si commenta da sola. Pure per me c'è una Lamborghini Diablo dentro l'armadio. Anche se non so come ce l'abbia messa, però lo sa. Lui lo sa, quello è importante. Ma qui c'è della lasagna. Che voglio prendere dopo la lasagna. Che cavolo di cartello sarebbe questo cosa, scusate. Allora, qui c'è una pallina, muro. Vogliamo andare avanti, per favore? È bellissimo. Muro. Oh! Credo che la lasagna sia un riferimento a Garfield, molto probabile. Ho scoperto robe segrete, cioè, al primo colpo. L'insegna di Ratatouille. Dov'è l'insegna di Ratatouille? Aspetta! Andiamo jukebox. Farebbe un figurone in salotto, ma non ho più i muscoli di una volta. Era fuori... Ho capito quale insegna. Hello McFly, c'è nessuno in casa? Ora si spiegano le bollette a 3 zeri. Ma? Allora, vediamo, posso interagire anche col T-Rex? Il T-Rex Cowboy, il dominatore incontrastato del molto selvaggio West fino alla fine del Cretaceo. Sarebbe stato interessante chiedergli come facesse ad estrarre il revolver dal fodero. Bellissimo, ci si ritrova pure. Esatto. In effetti, Skin ha ragione. Tu sei un T-Rex. Non facciamoci domande. Allora, vediamo. Posso andare anche di sopra? Ok, prima devo vedere tutto quello che c'è qua. Però. Un po' pesante, non trovi? Mio nonno lavorava in fabbrica, saldava le scocche delle automobili. Ricordo che sul letto di morte, ormai completamente cieco, scambiò il tubo della fiamma ossidrica per il braccio di mia nonna. Pace all'anima sua. Perfetto, direi. Da chiande della ragazza. Dov'è? Dov'è che non l'avevo? No, non so. No way! Adoro.
Allora, vediamo cosa altro posso fare. Sbloccare. Ho preso un boccale. C'è ancora del gas, se mai un giorno decidessi di ripercorrere le orme di mio nonno. Barman. Osserviamolo. E poi ci lamentiamo della disoccupazione giovanile. Bel posticino. Ma lei è Tutankhamon? Eravate parenti? Non risponde. No, perché noto una certa somiglianza. Forse il naso. Eppure ci avrei giurato, sa? Ha avuto un incidente col gatto. Deve averlo fatto proprio imbestialire per ridurla così. Raga, ma ho notato adesso. È Rick Citriolo! È Rick Citriolo di Rick e Morty! Poi penso che anche questo sia un easter egg. Ah, i capelli che mi si buggano. Ah, ok. Allora. Starei a chiacchierare con lei per ore, ma non voglio abusare oltre del suo tempo. Non so se anche questa bottiglia sia un easter egg, perché mi sembra di averla già vista. Non hai visto Citriolo Rick? C'è anche la Mona Lisa. Aspetta. Ecco dove conduceva quella porta. In tutti questi anni nessuno si era mai degnato di forzarla. Posso tornare indietro un attimo? Perché a parte che ho visto tante cose anche... Già ho visto degli easter egg. Anche da Virtual Time. Sì, le derive della di Virtual Time è quella che ho visto anch'io. E su, che cosa ci stanno salendo? Ah! Per favore, dammi solo un secondo. Sto realizzando che questa è la prima volta che metto piede fuori casa da quando sono morto. Bottiglia, ok, penso di potercela fare. Proseguiamo. Sì, ecco dove l'ho vista. C'è Spider-Man. Un crash test, va bene. Palesemente One Piece. Poi vediamo. Una striga su delle... Che razza di mutande sono? Vabbè, un gatto in sottofondo qui. Però in tutto ciò posso scendere? Sì, posso riscendere. E voglio ritornare in casa. Sanji mio padre. Il meme de... È bellissimo questo quadro, è bellissimo. Allora, la livella. Un orologio questo. Che cavolo è sta roba? Una bara. Procurami un montacarichi e non ti deluderò. Che cos'è uscito da qua? Dove sei andato? Torna qui, dove vai? Una bomba? Una bomba. Robot. Ciao, robottino. Chiuno non è programmato per parlare. Ma lo hai appena fatto! Chiuno non è programmato per dare spiegazioni. E se ti togliessi le pile? Avresti ancora voglia di fare lo sbruffone? Chiuno è programmato per andare ad energia solare. Non provocarmi o ti prendo a martellate. Ti vedo abbastanza provato. Chiuno non è stanco. Chiuno sta elaborando i dati. E perché non te la svigni nel frattempo? Se ti beccano quei due, finisci dentro qualche scatolone, lo sai? Chiuno non è programmato per farlo. Mi stai dicendo che non puoi fare due cose contemporaneamente? Chiuno non ha il firmware aggiornato. Come no, dicono tutti così. Va bene. Pip pip pss, pss, pip pip. Chiuno trova tutto questo molto offensivo. Chiuno inizia ad averne piene le valvole di te. Su, su, non essere così scurrile. Non dimenticarti allora. Che abbiamo fatto richiesta per un PEGI 3. Occhio a quel che dici. Ma la storia delle tre leggi robot? Chiuno pensa che tu abbia visto troppi film di fantascienza. Chiuno sarebbe libero di trapassarti il cranio con un raggio laser e usarti come palla da bowling. Se volesse. Lo terrò a mente, grazie per la delucidazione. Sto gioco è il signor Strike. Sì, esatto, per questo è bellissimo. E ho notato nel frattempo questo qui.
Non so da che gioco deriva, però so che viene da un gioco. Perché c'è sto mino, ci sta anche sulle immagini profilo della Nintendo. E poi che si chiama C1 mi fa pensare a Dragon Ball. Ma la storia delle tre leggi robot? C1 pensa che tu abbia visto troppi film di fantascienza. No, io ho già chiesto questo. C1 sarebbe libero di trapassarti il cranio con un raggio laser e usarti come palla da bowling, se volesse. Lo terrò a mente, grazie per la delucidazione. Buona fortuna con i tuoi calcoli. Ok, allora, carta. Non voglio fare la fine di chi mi ha preceduto. Non vedo come mi possa essere utile. A meno che tu non sia una mosca. Una cosa, vai in cucina e parla con il sacchiotto. In cucina ci arrivavo, voglio vedere un attimo tutto quello che c'è qui. Io sono quel tipo di giocatore che guarda tutto. Da ste scatole, queste tre scatole escono le robe. Posso interagire con Non aver paura del mondo esterno, Zeno. So perfettamente come ti senti. Zeno è sempre stato un ragazzo molto introverso, ma lo reputo un caro amico. Raramente l'ho visto senza un romanzo in mano. Mai vista una tale passione per i libri. Allora, poi posso salire di sopra, ma non mi interessa. E posso vedere anche il vaso. Posso interagire. Devo proprio dirtelo. I morti non parlano. Dura la vita degli autostoppisti. Ok, andiamo in cucina adesso. Certo che qualcuno potrebbe anche dare una pulita, di tanto in tanto. Di tanto in tanto. Io penso che qui ci siano altri easter egg che magari non riconosco. Tipo, mi sembra di aver già visto sto personaggio da qualche parte. In quanto tipo a manina di internet. Il manico della padella è tipo... No, vabbè. Vediamo. Cosa c'è di altro? Ho freddo, John. Teddy, sono Skinny. Resisti, amico. John, dove sei? John, non ti vedo, John. Amico, sono qui. Sono Skinny. È tutto buio, John. Non te ne andare, Teddy. Resisti. Andrà tutto bene. Teddy, rispondimi. No! Teddy! E comunque sono Skinny. E comunque sono Skinny. È stato freddato da una scarica di piselli a bruciapelo. E poi dicono che le verdure fanno bene. Sagoma, vediamo un po' la sagoma. Quando Ronald si trasferì in questa casa, gli uomini della scientifica avevano appena tolto i sigilli alla cucina. A rilevazioni terminate, i genitori pensarono bene di lasciare la sagoma del cadavere sul tavolo. Confesso però che dona una marcia in più a colazione. Meglio non inquinare la scena del crimine. Non immagini la fatica per smacchiare gli aloni di caffè dai pezzi di nastro. Una volta ho anche provato a sdraiarmici sopra. Proprio una posizione scomoda per morire. Non voglio certo giustificare il tuo assassino, sia chiaro. Ma chi non sarebbe disposto a uccidere per delle ciliegie? è vero, Skinny. Concordo. Allora. Posso interagire con tantissime cose. Cianfrucciagli, vai. Cianfrucciagli. Un paio di pentole, qualche mestolo e dei barattoli con spezie di dubbia origine geografica. Io sarei quello scheletro. Ah, perfetto, direi. E questo come c'è finito qui dentro? Oh. Con Ronald da piccoli giocavamo alle rockstar. Io alle pentole, lui alle padelle. Eravamo un vero disastro. Teddy muore e piange dopo un po'. Comunque sono Skinny. Ho già parlato con Teddy. Comunque non spoiler, grazie. Oh, tu ora sei Skinny, il mio diventa Skinny. Tua madre da piccolo ti ha fatto mancare il suo affetto? Allora, assaggia. Penso che sta lì da secoli. Non ho mai assaggiato nulla di più delizioso. Ah. Madò.
Io te lo conosco. Vero, vero, vero. Ma proprio sto gioco è bellissimo. Ah, cereali, vediamo. Cereali kaboom, un'esplosione di energia in pieno petto. Letteralmente. Non direi. Ho smesso di mangiarli, li trovo un po' pesanti. Ma l'artiglio di guardare nella scala. Non ci ho fatto caso all'artiglio. Non ci avevo fatto caso. Allora, posso anche andare qui, vai. Definirli post-it è un po' riduttivo. Diciamo che sono più che altro dei pizzini minatori che la madre di Ronald lascia al marito quando esce per andare al lavoro. Tipo, non so, vediamo. No, questo è troppo scurrile, meglio evitare. Con questo ci sarebbero gli estremi per una denuncia. Ecco, questo è leggibile. Ricordati di ritirare i panni in lavanderia tornando dal lavoro o sarai tu a fare la fine del bucato. That's amore. Non mi pare una buona idea. I post-it sono disposti secondo un preciso ordine e schema cromatico. Meglio non rischiare di incappare nella furia della madre di Ronald. Ok, ok. Bisogna annoiarsi parecchio per volersi spingere a tanto. That's amore. That's amore. È un cervellone computerizzato in grado di controllare gli apparecchi elettronici e impedire infortuni domestici. Computer, aggiornamento. La situazione è sotto controllo. Non ci sono circostanze che possono mettere a repentaglio l'incolumità dei presenti né la corretta fruizione dei dispositivi domestici. Ben fatto, soldato. Riposo. Computer, disattivazione. Negativo, signore. Non posso disattendere ai compiti per cui sono stato assemblato, signore. Stai forse rifiutando di eseguire un mio ordine, soldato? Mi dispiace, signore. Non posso fare diversamente, signore. Computer, no, devo vedere. Computer, storico dettagliato del tuo operato. 2 anni, 2 mesi e 21 giorni di servizio, signore. 9 incidenti, 24 infortuni domestici, 5 incendi prevenuti, signore. E quella volta che per poco non ammazzavi il gatto? Ti eri fatto un giro di erbe aromatiche in salotto, soldato? Sono mortificato per quanto accaduto, signore. Mi scusi ancora, signore. Computer, giorno della memoria. Sono qui a seguito di un incendio dovuto alla combustione dell'olio incandescente di una padella con dell'acqua. Una vampata di dimensioni mastodontiche, soldato. 4 autopompe, 2 ambulanze, 1 pattuglia dell'FBI accorsi nel giro di 10 minuti, signore. E una squadra di medici senza frontiere che, allarmati dal casino generale, ha pensato bene di non far mancare il proprio supporto. Addirittura. Computer, rompere le righe. Ok, dove... No, il microonde manca. Ah, posso solo aprirlo e chiuderlo. Poveri. Ma se faccio così dopo un po' mi dia qualcosa? No. E direi che abbiamo visto tutto qui, sì. Computer un po'... Allora, qui pure abbiamo visto, quindi andiamo nella prossima stanza. Oh, 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 oh! Ehi, Gabu, buonasera! Futurama. Una pugna gigante. I due tizi. Spada. La leggenda narra che quando il padre di Ronald riuscirà a tirarla fuori dal pavimento, sarà finalmente lui a portare i pantaloni in casa. In realtà sarebbe comunque inutile, ma lui questo non lo sa. Eccomi, va bene. Stiamo giocando a The Wardrobe. Finalmente. Nessuno può estrarla. Pare sia incastrata in una delle tubature principali del condotto idrico cittadino. Il sindaco ha addirittura dichiarato penalmente perseguibile chiunque tenti anche solo di smuoverla. Mamma mia. Ormai questi Moai sono talmente vanitosi e abituati ai flash da mettersi pure in posa con le labbra a culo di gallina. Poveri noi. Allora, vediamo. Arrestiamo Moai.
Rieccomi, rientrata mia madre dal lavoro e le ho andata a salutarla. Allora, ma quante chat qui mai? Tantissimo. Allora, spada, per quanto spada. Leggendaria, dubito che possa rispondermi. Allora, il Moai e la pugna. Hai presente Superman e la Kryptonite? Ecco, nulla di paragonabile al mio shock anafilattico. È una richiesta che dovrai avanzare al mio avvocato. Ho già dato con le prugne, grazie. Non abbiamo nulla da dirci. Il nostro rapporto si è incrinato diversi anni fa ormai. Poi posso vedere il trofeo di una battuta di pesca, una lotta impari a suon di mortaretti e sparachiodi. Senza dubbio la cosa più virile mai fatta dal padre di Ronald. Non priviamo il padre di Ronald anche di questo piccolo ricordo felice. Già deve sopportare sua moglie ogni santo giorno. Meglio non infierire oltre. Sono convinto che se fosse stato in grado di parlare, le imprecazioni si sarebbero sprecate. Può solo respirare a quanto pare, anche qui mi sa che abbiamo visto tutto perché non mi fa toccare nient'altro. Quindi andiamo e di andare di sopra. Si va di sopra. Allora, e questa qui la conosco, lo Slenderman. So dove vuoi andare a parare. Con questo scherzetto ci siamo già giocati 4 parenti e 6 delle 7 vite del gatto. Quella bestiola non si avvicina al salotto nemmeno sotto tortura ormai. Non posso e soprattutto non voglio toccarlo. Credo serva il porto d'armi per una cosa del genere. Addirittura. Oddio, ho visto storia della maschera d'oro di tempra. La maschera d'oro di tempra è vero! E l'orsetto. Ma vabbè, questa qui è la tizia, non mi ricordo come si chiama, però so che è anche lei un easter egg. Meglio non aprire canali di comunicazione con un soggetto simile. Jessica Rabbit, esatto. Ma è un mostro di polvere. Ti consiglio di evitare gesti incauti se ci tieni alla pelle. Del resto la mia l'ho già persa da tempo. Allora, poi... erbe aromatiche. Il padre di Ronald non è mai stato un tipo da pollice verde, ma se vedessi con quanta dedizione le cura. Anche la madre di Ronald è soddisfatta. Dice che donano un buon profumo a tutto l'ambiente. Ah. Come no? Probabilmente mi noterebbero già per le mie sembianze scheletriche. Immagina uno scheletro spacciato... erborista. Ti piacerebbe? Ti è già salita la botta, eh? Comunque ho notato adesso il divano creeper. Posso solo spegnere e accenderla. Mostro polvere. Guardiamo il mostro polvere. È una specie di grossa palla di polvere. E tu chi diavolo sei? Porta rispetto, stupido umano ossuto! Hai di fronte a te il futuro conquistatore del mondo! Addirittura con questo. Solo gente suonata in questo gioco. E tu non ridere, non sei da meno. Ah, grazie. Da dove sei saltato fuori? Non salto, non ho le gambe. Intendevo dire, da dove sei spuntato? Da sotto al parquet. Sono rimasto bloccato lì per anni. Ma finalmente sono libero e avrò la mia vendetta. Ascolta, non per frenare il tuo entusiasmo, ma mi sembri abbastanza innocuo. Eh? Voglio dire, non mi sembri dotato né di chissà quali capacità particolari né di grande intelletto. Specie di intelletto. Non puoi pensare di fare molta strada senza un piano ben architettato. Hai ragione! E niente, mi architetta un piano. Che ne dici di un morso di ragno? Un morso? Hai ragione, non funzionerebbe. Sei già pieno di acari e non mi sembra che ti siano di grande aiuto. Forse però con un po' di radiazioni. Anche se a pensarci bene non credo che il verde ti donerebbe. Ci sono, qui ci vuole una bella pozione. Del resto, se ha funzionato per Obelix, non vedo perché non dovrebbe farlo anche con te.
Alla peggio puoi sempre ripiegare su una soluzione d'emergenza in stile Iron Man. Che ne dici? Non ho capito una sola parola. Siamo d'accordo, allora. Perfetto, miei. La tua nemesi chi sarebbe? Lo Swiffer? Non conosco nessuno Swiffer. Lascia perdere. Devo andare, a presto. La tua nemesi che è lo Swiffer. Ricordo ancora il giorno in cui non mi accorsi di lei e mi vide. Fortunatamente mi scambiò per Ronald. Lo misi all'ingrasso per i successivi 3 mesi. Ora ho finalmente il coraggio di dirtelo. Qualche giorno fa ho saltato la cena. Ti prego, nonnina, non mi guardare così! Smettila di fissarmi con quello sguardo inquisitore! Ok, hai vinto. Vado subito a farmi un panino. Contiene le ceneri della nonna, che riposi in pace. Confesso di aver sempre avuto questa curiosità. Un epilogo davvero inaspettato. Solo una piccola incursione per dirti che talvolta è possibile raccogliere più volte lo stesso oggetto. Un'altra tardiva circostanza in cui dimostri la tua negligenza, ma grazie del suggerimento. Ok, la vediamo. Meglio non toccare più nulla, ho già fatto abbastanza danni. Questi giochetti da medium non fanno per me. Io ho raccolto tante caramelle. Quante ne ho? Ah, di no! Dentiera. Ho preso dentiera, non posso più vedere niente perché la mostra di poveri ci ho parlato. Mi sembra di aver fatto... Oh, Nino! Stai fermo. Dov'è finito il mio armadio? Non posso allontanarmi dal mio armadio. È una questione di vita o di morte. Beh, insomma, hai capito. No. Il suo armadio non c'è più. Jerry Home. Ora un trapano. Niente, non è rimasto più niente. A parte gioca. A che si gioca? Ti sembra questo il momento adatto per mettersi a giocare? E certo. Ti sembra questo il momento adatto per mettersi a giocare? Ti sembra questo il momento adatto per mettersi a giocare? Ti sembra questo e il dai. Momento adatto per mettersi a giocare? Niente, non voglio giocare. Di qua ci dovrebbe essere il bagno. Ed è tutto come prima. Avrai capito che non sono proprio un asso. Come parziale giustificazione, c'è da dire che non è facile lanciare senza delle vere articolazioni. Sei imbarazzante, poche storie. Guarda, ok, guarda. Credo ti stia confondendo con i fondi di caffè. Credo ti stia confondendo con i fondi di caffè. C'è nessuno lì sotto? Credo ti stia confondendo con i fondi di caffè. Però Ronald ripone un po' troppa fiducia nell'effetto placebo. Stai parlando sul... Sono un po' a corto di argomenti. Sono a posto, ma grazie per esserti preoccupato della mia regolarità intestinale. Skinny, tu non ce l'hai neanche l'intestino. Non è vero, sono semplicemente estetico. Ah sì, tantissimo, guarda. Sì, però qui c'è Jerry Home. Cavolo, che figuraccia. Ho decisamente bisogno dell'aiuto di qualcuno più forte di me. Non ho altra scelta. Niente. Ho decisamente bisogno dell'aiuto. Ah, poi vediamo se possono solo queste cose. Niente. Volevo interagire con Jerry Home. Con Jerry Home. Quindi ho interagito con tutto. A parte che ci fa un limone dentro qualcosa, non lo so. Direi che si esce. Faccio una X. C'era anche prima.
Quando si dice la speranza è l'ultima a morire. Non saprai mai cosa nascondo sotto la felpa. Mai. Mi sembra che finora sia stata usata anche troppo bene. Dura la vita in gabbia, eh? Oh, cazzo, sono tornato. Bentornato nuovo. Eccolo cosa di Ratatouille. Allora, ma qui vedo tre lumache. Mi fanno pensare a Turbo. Nino. Vai, bravo. Allora, un topo sotto sopra, no, è morto, mi spiace, wow. È morto. Deve essere una pompa di benzina slot machine. Nino, che fai? Nino, non tirare capocciata di scrivania. Credo sia ampiamente oltre i miei mezzi fisici. Non amo i giochi d'azzardo. Sbaglio o stai diventando ridicolo? Credo di essere la dimostrazione vivente di quanto tutto ciò sia assolutamente sbagliato. Vivente, per modo di dire. Ok, allora. Posso anche vedere questo? Temo abbia avuto una giornata difficile. Clicca su Sanji. Ma che sarebbe lui? Aspetta, lui? Non sto avendo dubbio. Anche perché se fosse lui non posso cliccarci. La coda di Rapunzel, spazzatura, degli spaghetti, avanzi di pollo, la scatola di un pacco di cereali e un paio di bottiglie di alcolici vuote. Qualcuno qui non si è proprio fatto mancare nulla. Aspetta, ma che ci va Sanji? Questo gioco è pieno di easter egg. Tra l'altro è il vero manifesto. Infatti Nani si lamenta che l'aveva fatto male. Non ho voglia di rovistare tra i rifiuti. L'odore di quel sacchetto è un deterrente sufficiente a farmi desistere da qualsiasi tipo di iniziativa. Stai parlando sul serio? Parla col cassonetto, dai. Detesto chi butta via il cibo, figuriamoci chi arriva a gettare persino le posate. Oddio. Chi è il criminale che ha gettato anche la forchetta? Smarrita calibro 35 durante rocambolesca fuga in auto. Offresi lauta ricompensa in denaro e una fornitura di pizza annuale presso la pizzeria Luigi. Se interessati, recarsi sul posto e chiedere di Don Vito. Un'offerta che non potrai rifiutare. Adoro la pizza. È stato bellissimo. Allora, poi posso interagire anche con questo. Che fa? Non si sa cos'è esploso. Anche l'alieno. Scomparso nella notte vecchietto alieno nettuniano. Offresi ricompensa di 5.000 quid a chiunque sappia fornirci informazioni utili al suo ritrovamento. Chiamare lo 00 Solar 8 55 4011. Pace e prosperità. Il fascino dei cantieri in costruzione non conosce limiti interplanetari, a quanto pare. Capisco che c'è la crisi, ma davvero non riuscivi a trovare un lavoro migliore di questo? Ah, questo l'ho visto. Posso andare più in qua? Sì. Posso andare più in qua? Un grosso energumeno addormentato mi sbarra la strada. Chissà perché, ma sto avendo uno strano déjà vu. Non credo che riuscirei a svegliarlo. E comunque non è il caso che qualcuno mi veda sotto queste spoglie. Ok, allora. Quindi qua è finito, per forza di qua dobbiamo andare. Abbiamo visto tutto, quindi vai di qua. Quello è chiaramente uno snorlax umano, sì. Datevi una mossa, su! Non battete la fiacca!
E niente, mio gatto vuole uscire, aspetta un secondo. Quando eravamo in guerra, le fosse si scavavano a mani nude. Guarda che quella è una banana, non un martello. E io avrei combattuto per anni nel sindacato per gente come voi? Ai miei tempi le viti si abitavano in senso orario. Rieccomi. Allora, posso intendere che c'è? Guardali con quei piccoli occhietti da serial killer assetati di sangue. Quando eravamo in guerra, le fosse si non vorrei mi lasciassero qualche ricordino. Ma ci sono anche le pagine da sé. Guarda Fero. Che quella è una banana, non un martello! Hai appena definito dei nuovi standard per la parola stupidità. E io lasciamoli alla loro intimità. Per anni nel sindacato per gente mi come sembra voi? Un tantino in ansia. Cani e ossa non vanno particolarmente d'accordo. Sarà meglio lasciarlo in pace. So io, ciao Nintia. Non si è lasciato abbattere neppure dalla cecità. Mi scusi, signore, posso disturbarla un attimo? Giovanotto, non vedi che sono molto impegnato? Sei forse cieco? Ditemi che è uno scherzo. Ok. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo di preciso? Sto lavorando! A differenza di questi scansapatiche incompetenti! Ma lei è cieco! Ma che ti vedo benissimo! Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno! Che numero sto indicando con le dita? 4! Ok, almeno non abbiamo a che fare con l'ennesimo caso di falso invalido. Ok. Certo che ha dei gusti un po' strani in fatto di abbigliamento. Ah, giovanotto! Il nero e il marrone sono uno stile classico, intramontabile. Ma veramente lei... Cosa volete capirne voi giovani d'oggi? Tornatevene ai vostri risvoltini e continuate pure a vivere nel cattivo gusto. Ma il circo che fa la clip... Ascolta, sono una banana. La sua tenacia è davvero ammirevole, ma non smette mai. Serve qualcuno che tenga tutti in riga. Non posso permettermi di fermarmi. È un duro lavoro. Ma qualcuno deve pur farlo. E quando, ad esempio, deve andare in bagno? Porto sempre con me il mio catetere da viaggio per le emergenze. Okay. Devo proprio salutarla. Ci si vede in giro, figliolo. Ci si vede, vuol dire. Quando eravamo in guerra, le fosse si scavavano a mani nude. Hai forse dei trascorsi malavitosi di cui è giunto il momento di parlarmi? Guarda che quella è una banana, non un martello! Sono dei tubi di varie dimensioni. Immagino per le condutture fognarie o qualcosa del genere. Io avrei combattuto per anni nel sindacato per gente come voi! I miei precedenti nel campo dell'idraulica non è che abbiano sortito risultati proprio memorabili. Ai miei tempi le viti si abitavano in senso orario! Datemi una mossa, su! Non più i tubi, Ralph spaccato su. Ralph, ma tu che ci fai lì sopra? Quando eravamo in guerra, le fosse si scavavano a tua madre nude. Da piccolo ti ha fatto mancare il suo affetto. E i mattoncini qua tra i mattoni? Guarda che quella è una banana, non un martello! Tecnologia all'avanguardia, non c'è che dire. Beh, assolutamente sì. E io avrei combattuto per anni sindacato per gente come voi? Subito, Zirka. Spero davvero che non te ne facciano mai mancare nella calza. E dove sarebbe la mia scopa volante? È dura la vita ora che tutti spingono per le rinnovabili. Non battete la piazza! Allora, vediamo cos'altro. Azioni e altre azioni che non posso farle, quindi... Quando eravamo in guerra, le fosse si scavavano a mani nude! Dove devo andare adesso? Guarda che quella è una banana, non un martello! Allora. E io avrei combattuto per anni nel sindacato per gente come voi? È dura la vita ora che tutti spingono per le rinnovabili. Ma questo c'ha la chiappa di fuori. C'ha la chiappetta di fuori. Ha la chiappetta di fuori. Datemi una mossa, su! Non battete la piacca!
E niente, mi sa che... Ma... le fosse si scavavano a mani nude. Questo viene dai Simpson, sicuro. Ne sono sicura. Sì, c'era stata... Guarda che quella è una banana, non un martello! Brutto vecchietto, sta zitto. E io avrei combattuto per anni nel sindacato per gente come voi? Non so perché ci sia una fotocamera qui, ma ok. Ai miei tempi le viti si... Torno giù, mi sa che torno in casa. Direi qualcuno... Qualcuno su prima vecchia. Allora, saliamo, torniamo in casa, così possiamo uscire di casa. Non so più dove andare, aiuto. Ah, ecco. Non finché quella prugna mastodonte entra! La strada. Non entra! Entra! Non entra! Entra! Non entra! Non penso proprio! Non penso proprio. Allora, quindi non posso uscire. Dovrei trovare un modo per uscire. Se vuoi qualche suggerimento, chiedi pure. Un suggerimento mi servirebbe, perché non so che fare adesso. Penso di essere stata ovunque. Ovunque posso andare, penso di esserci stata, quindi non so come andare avanti. Ah, io darei la gomma al muaio. You got your baby. You got your baby. You got your baby. Davanti a me. E temo di avercela. Io non sapevo potevo dare le cose a... Scusami, ma avrei bisogno che mi rendessi la gomma. Ok, adesso con la gomma masticata che ci faccio? Ora combino il filo con la forchetta. Dov'è la forchetta? Ah, eccola. Oh. Sei consapevole del fatto che questa richiesta non ha alcun senso, vero? Inizio gammo. Oh cavolo, sono già le 23:03, cavolo. Vabbè, direi che usciamo da qui e poi stacchiamo. Allora, e mo con la forchetta che ci faccio? Che ci afferro con la forchetta? Il pesce. No, non posso prenderci il pesce, mannaggia. Potresti essere più chiaro? Devi dare gomma al muai, il palloncino scopre per... Per girare. Ah, va bene quella masticata? Non finché quella prugna mastodontica mi sbarrerà la strada. Senza contare i traslocatori, quasi dimenticavo. Ok, aspetta, quindi con questo devo... Ognuno di noi ha un buon piano, che non funzionerà. La masticata per dopo. Ah... Scusami, ma avrei bisogno che mi rendessi la gomma. E niente, ho finito le gomme, così. Non credo che così facendo farei grandi progressi. Non ti seguo. Non finché quella prugna mastodontica mi sbarrerà la strada. Ah.
come in allevatura. Senza contare i traslocatori, quasi dimenticavo. Come gli leva la prugna? Poi di mettere sotto le scatole il masso di strappi si gira. Queste? Come faccio? Aspetta. Intendi qua? Sono stato riportato in vita, fattene una ragione. No, mi sa che non di qua, ma di là, per forza. Ma non mi fa fare. Come faccio? Dove vado? Strano, non ricordo la funzione. Ma ora hanno aggiornato il gioco? Che ne so io. Butto la gomma nei capelli. Che ne so, vi trapano. Non ho la forza di controbattere a questa ennesima idiozia. Potresti essere più chiaro? Pillole, gli do le pillole ai traslocatori. No, non posso. Meglio di no. Appena scoppio il principio della clicca che esca in basso. Sto cliccando ovunque. Niente. Non ho più idea di quello che devo fare. Vabbè, direi che andrei per un'altra volta. Scopriremo. Mettiamo la gomma nella betoniera. Oh mio Dio, devo rifarmi tutta quella strada per andare alla betoniera. E si va. Ma ci sono i maschi dei Tartarughe Ninja, ci ho fatto caso solo ora. Datevi una mossa, su! Non battete la fiacca! Quando eravamo in guerra, le fosse si scavavano a mani nude! Ora ho una gomma... Guarda che quella è una bagnata! Ho una gomma presa rapida. Ora mettiamo in microonde a cucina. Ok. Ok. Non posso metterla. Ma... E ci metto il trabocco. E questo sarebbe il massimo che riesci a fare? Non me la fa mettere il microonde. Ho paura che quell'ultima caduta le sia stata letale.
Ho paura che quell'ultima caduta le sia stata letale. Ah, ma posso dire. La sento già che si solidifica tra le costole. Sarà meglio che mi sbrighi. Bene, le pile sembrano cariche. Manca solo la punta. Aspetta, provo. È inutile continuare a cercare, non c'è nient'altro che possa servirmi lì dentro. Infatti mi sembrerebbe l'unica cosa buona da mettere dentro un microonde per farlo esplodere un tubo. Ecco, il tubo funziona. Ah, funziona così. Forse dovrei farlo zittare. Computer, rompere le righe. Fallo tu piuttosto. Strada sbagliata? No. Un po' di pensiero laterale di certo non guasta, ma qui si sfocia nel nonsense. Ok, no. Ma se mettessi tipo la gomma a sto coso? L'idea è buona, ma non l'accetterebbe mai. No. Meglio di no. C'è qualcosa di malsano nel chiedermi di farlo. Prova a mettere il tubo nel microonde e quando lo aspira metti la gomma al tubo. Ah, ok, allora. Però non mi fa premere tab. L'idea è buona, ma non l'accetterebbe mai. Non mi fa premere tab. L'utilizzo del mouse non era pensato per azioni del genere. Sta ancora masticando. Fermati un secondo. Voglio che tu rifletta un attimo su ciò che mi hai appena chiesto di fare. No. Non ho provato. Ah, però non qui devo. Sicuramente da qui devo prenderla. Alla salute! No, ho sbagliato. Mettici le medicine dentro. Ok. Intruglio. E ora metto il microonde. Prova a mettere il microonde. Sembra sull'orlo di esplodere. I miei additivi gli hanno dato una marcia in più. E dallo al mostro. Intendi il coccodrillo? Intendi il coccodrillo che sta qui sotto? No, il mosso di polvere. Ah, il mosso di polvere. È specifica. Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Anche perché se aspettavo che ci pensasse lui, avrei fatto prima a morire un'altra volta. Fare. Devi solo aprire la bocca e dire ah. Va bene.
Sono gli stessi Pokémon, ma aiuto. È un Pokémon. Mi sento una gran forza nelle mani. Aspetta un attimo, io ho le mani. Sì, ora hai le mani. Suona già più minaccioso, vero? Ti senti bene? Mai stato meglio. Sento di poter spaccare il mondo. Limitati a tentare di conquistarlo, ok? Purtroppo non abbiamo grandi progressi quanto a intelligenza. Come la mettiamo con lo Swiffer? Non so chi sia questo Swiffer, ma lo prenderò a pugni fino a disintegrarlo. Sembra avvincente. Ora che devo fare? Adesso più che dalla polvere sembri ricoperto di muscoli. Secondo me non sei così forte. Ma cosa stai dicendo? Non lo vedi che sono fortissimo? A me non sembra. Mettimi alla prova, allora. Qui nella camera accanto c'è un letto. Sono sicuro che non riusciresti a svitare uno dei pomelli. Sarà un gioco da ragazzi. A quanto pare ho capito da sola come funziona. Sarebbe lui il pomello? Di certo non è una sfera di cristallo. Non ho capito. Sì, è lui. A noi due, allora, pomello! Hulk, di poveri. Raccolto un pomello, eh? Un disastro che combinai diversi anni fa con della confettura all'albicocca. Non ho mai capito come facessero i genitori di Ronald a dire che fosse il volto di Sigmund Freud. Ora brucio il pomello con la fiamma incandescente. Simboli fallici ovunque, eh, Sig? E si va a bruciare il pomello. E una vite. E ora? Ora dove devo andare? Vediamo. Che ci faccio con sta vite? Posso farci qualcosa qui? Ah, è vero! Posso mettere col trapano. E vai dal cocco. Intendi questo coso? Sento una strana energia che mi spinge a fare cose che non voglio, ma resisterò. Codillo, ah. Specifica. E che cavolo? Arrivano i rinforzi. Spalanca le fauci. E non fare scherzi. È una vera e propria liberazione. Un po' come quando sono evaso di prigione. Non riesco a capire se parli sul serio o mi stai solo trollando clamorosamente. Non lo scopriremo mai. Ok, ma con sti viti che ci farò? Cioè con sti viti con sti bulloni, con sti ingranaggi, ecco, non mi veniva il termine. Ma
qui c'è il giochi di Fortnite, ci ho fatto caso solo ora. È il coso mega di Fortnite. E ora la sveglia che ci faccio. La metto allora qua. Dalla senza tetto fuori, devo svegliare senza tetto. Questi bisogni asca avanti indietro, esatto. Si è un po' arrabbiato, direi. Credo di essere la dimostrazione vivente di quanto tutto ciò sia assolutamente sbagliato. Vivente, per modo di dire. Allora, io direi che per questa sera è tutto, ragazzi. E siamo riusciti a uscire. E continueremo la prossima volta. Magari in settimana sposto qualcosa e facciamo dei wardrobe. La scarpa di Games è tutto, buonanotte a tutti.